Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera, 21:18, sempre in diretta con Rete Veneto. Ovviamente continuiamo ad occuparci del maltempo, abbiamo ancora i nostri inviati nelle zone colpite, danneggiate da venti fortissimi che hanno abbattuto gli alberi, hanno mandato i fiumi in piena. Insomma, parleremo anche stasera di questo, però passiamo anche ad altro, parliamo anche d'altro con la politica. Torniamo proprio con i piedi nel piatto e vediamo cosa sta succedendo in Veneto nel centrodestra. C'è una rivolta che non riguarda soltanto il Veneto, ci sono dei dissidenti che dicono questa Forza Italia non ci piace più, non va più bene, e quindi cosa succederà? Noi abbiamo ipotizzato che i ribelli di Forza Italia in Veneto possano andare traslocare nella Lega, però ci sono altre ipotesi, si parla di un altro movimento più vicino alla Lega, nuovo, un nuovo movimento che nascerebbe proprio da queste proteste, insomma da questa insoddisfazione. Ne parliamo stasera, aspettiamo i vostri messaggi e poi ovviamente parleremo di molto altro ancora, c'è tanta cronaca nera, ancora la questione dei migranti, insomma andremo avanti sui grandi temi di attualità. Allora vi presento gli ospiti di questa puntata, grazie a Gianluca Schiavondi di Fondazione Comunista. Buonasera. Bentornato, grazie. Grazie. Presidente Ivan Palasgo. Buonasera Presidente, bentornato. L'assessore all'istruzione e al lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan. Buonasera, che buonasera, è al buonasera, centro diciamo di questa contesa, di questa iniziativa, ne parleremo con lei ovviamente, come anche con l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato. Grazie assessore. Grazie a lei, bentornato. Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie Antonella, e grazie a Bobo Sartore. Buonasera. Progetto Veneto. Parliamo, diciamo, in questo caso di movimenti, come chiamiamo, autonomisti. Allora, state con noi perché abbiamo tanto da dire e da vedere, soprattutto dalle zone colpite dal maltempo, che si stanno leccando le ferite e stanno cercando di rialzarsi. Non ci sono risorse, un bambino oggi ha mandato 5 euro, un bambino di Mira, una storia commovente, però nel frattempo altre risorse, diciamo, dallo Stato non ne stanno arrivando e quindi si spera che si faccia in fretta. Allora, assessore, partiamo a bomba da questo contrasto molto forte, insomma, no, non ve le siete mandate a dire, c'è stato un vertice di Forza Italia con Brunetta che ha detto, insomma, non si può stare in un partito e contestare la linea del partito, d'altra parte la Donazzana ha detto Brunetta è solo tesserata, lei ha risposto questo partito deve imparare, deve dirci cosa vuol fare da grande, no? Quindi
partiamo da lì, insomma, quali sono i motivi di questo, scontro? Il film è lungo, ma non te dirò molto. Partiamo dalla fine perché la goccia che ha fatto traboccare il vaso per me, ma per molti, è stato il non voto sul decreto sicurezza. Cioè Forza Italia, quando è stata esclusa di fatto dal governo, aveva dichiarato che avrebbe votato con un senso di responsabilità su ciascun provvedimento. E quindi dicendo, noi anteponiamo l'interesse della nazione, degli italiani, rispetto a qualsiasi altra scelta. Invece nell'ultimo periodo già si vedeva, almeno io che ne sono ovviamente un'osservatrice un po' più attenta, ma perché ingaggiata direttamente, questo atteggiamento di, non di critica, ma di continuo boicottaggio nei confronti di qualsiasi iniziativa, qualsiasi provvedimento, in modo anche molto critico, lasciava un po' intendere che Forza Italia avesse smesso di muoversi in maniera responsabile. Però veramente ciò che ha scatenato nei confronti di Forza Italia e anche nei miei di confronti, perché comunque in molti continuano a ritenermi un soggetto autorevole capace di poter definire una linea di partito, è stato il decreto sicurezza. Guardate, sulla mia pagina di Facebook, sui miei messaggi, i messaggi ricevuti erano di grande esasperazione, cioè dicendo mai più, non voteremo mai più Forza Italia, sulla questione sicurezza non si poteva derogare. Poi chiaramente si parlava di aumento delle forze per i vigili del fuoco, per la polizia di Stato, con un miglioramento delle norme, insomma il tema della sicurezza è stata una posizione tenuta in campagna elettorale molto netta. Nessuna giustificazione quindi per non avere votato. È una posizione solo politica, insomma, no? Assolutamente, ma di politichese, neanche di politica, perché poi qualcuno ha tentato di spiegarmi quando io ho detto che questa cosa non andava bene, perché come ripeto, direttore, quando ci metti la faccia e sei riconosciuto come un personaggio, insomma, espressione anche di quel partito, poi chiedono a te di essere capace di indirizzare la linea di questo partito. Di essere coerente anche. Ma non solo io credo di non avere. Cioè, ci sia qualcuno che possa dire hai detto una cosa, ne hai fatta un'altra, o hai votato in modo diverso. Cioè, io poi posso essere molto spigolosa, ma le robe le dico con una certa chiarezza. Il problema è quando ti riconoscono come esponente di un partito, dicono ma raddrizza la linea di questo partito, sei un assessore regionale, conterai qualche cosa, e non hai neanche il luogo della discussione. Perché tante volte io e il collega Giorgetti abbiamo chiesto di discutere, abbiamo rappresentato i problemi di una perdita di lucidità da parte di Forza Italia rispetto agli impegni presi. Insomma, ci siamo persi un capogruppo e nessuno ha battuto ciglio, eppure il nostro capogruppo in regione non è che ce l'avesse personalmente con la Donazzan e Giorgetti, pensava che Forza Italia non lo rappresentasse più. Bene, un partito che è completamente staccato. Sul tema sicurezza basta, perché non si può più spiegare al tuo elettorato, in questo caso al mio elettorato, alle persone che mi seguono e si fidano di me, perché c'è questa persistenza in un partito che non ti ascolta, che sbaglia a fare delle scelte. Certamente questa è stata l'ultima, l'ennesima. Ecco, quindi siete in due, in Consiglio regionale con Giorgetti, diciamo, due dissidenti, rappresentate comunque ancora oggi Forza Italia. L'idea del dissidente mi fa un po' sorridere, perché forse dovremmo chiarire una cosa. La campagna elettorale per portarci in Consiglio regionale è venuta 3 anni e mezzo fa. L'impegno era con un programma di governo e con una maggioranza. Questi sono gli unici due impegni che noi intendiamo onorare. Quando il partito ti dice, il mio partito, cioè Forza Italia, mi diceva ma voi dovete rispettare le indicazioni di partito, io rispondo che avrebbero dovuto ringraziarci, perché quella campagna elettorale fu per me di sicuro la peggiore della storia. Andai mettendoci la faccia con una Forza Italia che la cui immagine era fortemente compromessa, cioè Galan e chi sono arrestati. E io dovevo andare a fare i banchetti, a spiegare alla gente che ero diversa, che potevano confidare perché avrebbero riposto la loro fiducia in una persona che poi avrebbe onorato quell'impegno. Allora, questo partito che perde un po' la Trebisonda, abbiamo provato a dire state sbagliando, parlate con noi, ascoltate il territorio, hanno continuato, e guardi che non è che accade solo in Veneto, perché quando a Bolzano prendi l'1% e a Trento il 2%, c'è un problema. È un sintomo di una... Senta, assessore, però è certamente una posizione che credo le procuri
molto disagio, no? Anche politico. È la prima volta che non ho una tessera di partito io. Ecco, ma a questo punto, no? La domanda, una, diciamo, un'ipotesi l'abbiamo messa nel titolo. A questo punto che farà? Nel senso che non pensa di restare in queste condizioni comunque in quell'alveo lì? O non è io, un po' imbarazzante? Ripeto, sto in una maggioranza che ha votato un presidente con un programma di governo, questo è il mio mandato, faccio l'assessore al lavoro di una maggioranza chiara con un presidente certo. Che Zaia, diciamo, certo. Ovviamente certo. Si è scontato. Farò tutto quello che potrò per fare in modo che questa maggioranza prosegua, continui a venire, perché è una buona maggioranza di governo. Dopodiché c'è un tema che è quello della grande politica, dove molti non si riconoscono più nella casa che avevamo. Quindi non è che sia, mi senta una, né una dissidente né una apolide, non ho una casa in questo momento, ma la politica ha visto tanti momenti di rifondazione, al di là di quella comunista, però questo non è che mi angosci, dico che il 4 di marzo c'è stato un segnale molto chiaro da parte degli italiani, che hanno bocciato i due partiti che davano l'idea di fare un Nazareno 2. Quindi Forza Italia e Partito Democratico, no? Lo diciamo. Perché la Lega supera Forza Italia, peraltro nelle ultime settimane, con un'accelerazione, questo ormai chi faceva i sondaggi e ha potuto svelare lo dice. Perché quando c'è stata l'idea che in quella campagna elettorale ci potesse essere un Nazareno 2, ma in tutta Italia, anche dove la Lega non aveva tanta forza, è riuscito a recuperare e a attestarsi superando Forza Italia. Nessuno l'avrebbe mai immaginato. Così come nessuno avrebbe mai immaginato un governo così, 5 Stelle Lega. Ma c'è. Ora, io ho un'idea chiara di cosa devo fare per onorare l'impegno con quell'elettorato. Garantire le posizioni su un programma di governo e un presidente, una maggioranza, e poi lavorare per il bene dell'Italia, appunto, questo è il mio massimo. Allora era vero, la Lega aveva lo scopo di raccogliere il malcontento del nord, contenerlo con false promesse per poi riportare il baricentro a Roma, dateci i nostri soldi, mai più Lega, viva San Marco, eccetera. Allora, assessore, partiamo da questo possibile trasloco. Dovesse accadere, voi in particolare lei che è qui stasera, come lo giudichereste, lo valutereste, lo accettereste? Cioè se esponenti disobbedienti, se non vogliamo chiamarli dissidenti di Forza Italia, decidessero di chiedere un rifugio sul carroccio? Allora, io sto ai fatti, allora, devo dire che con gli esponenti di Forza Italia fino ad oggi non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Sì, qui l'accordo è sempre andato contrariamente con una dialettica assolutamente normale, dove su alcuni temi io posso avere una visione diversa da quella della collega, ma insomma, cose assolutamente normali. E questo dà la misura anche della serietà delle persone con cui fa gli accordi, perché insomma, diciamo che un accordo fatto, se una persona è seria, tende a rispettarlo. Ecco. E questo noi l'abbiamo fatto, sia noi che Forza Italia. E sulla serietà e la competenza di Elena Donazà, non serve che lo dica io, insomma, credo sia noto a tutti, lo stesso dicasi per il Vicepresidente del Consiglio. Sugli sviluppi eventuali futuri, lì noi abbiamo tutta una serie di meccanismi come partito, per cui ci sono delle valutazioni a fare per chi arriva da un altro partito, per chi ha militato in altri partiti, che sono valutazioni che spettano ovviamente agli organi politici del nostro partito. Sì. Sulle figure, come dire, umane, professionali e politiche di Elena e del Vicepresidente, non c'è nulla a dire. Ecco, senta, invece l'altra ipotesi che, diciamo, si formi un nuovo movimento, un altro partito di centrodestra che sia più vicino alla Lega, perché non c'è dubbio che a livello nazionale, diciamo, non è che sia idilliaca la situazione tra Forza Italia
e Lega, no? Tra, in particolare tra, tra Berlusconi e Salvini, ecco, tanto per fare due riferimenti. Sì, anche se io ho l'impressione, parlare delle dinamiche interne di un altro partito è come entrare a casa di qualcun altro, bisogna farlo chiedendo permesso in punta di piedi. Io ho sempre molto pudore quando parlo delle dinamiche interne di un altro partito, sia di destra o di sinistra. Invece parlo molto volentieri di quello che vedo all'esterno. Io ho l'impressione che in realtà in una sorta di sindrome da Gulliver Forza Italia non sia in grado di accettare il fatto che non è più un gigante. E questo lo capisco anche umanamente, è un processo di maturazione che ha dei tempi molto, che ha dei tempi molto lunghi. Forza Italia, Berlusconi era abituata ad essere l'elemento che dava le carte al tavolo, non lo è più. Vedere un partito che è sempre stato relegato al nord, che viaggiava dal 4 al 6, 7, 8%, vedere che oggi viaggia intorno al 30-32% e Forza Italia 6-7% a livello nazionale, è chiaro che questo fai fatica a digerire. Io credo che sia fondamentalmente questo, perché parlando con alcuni dirigenti di Forza Italia io percepisco che loro parlano ancora come se fossero al 30%, ed è un po' come Gulliver quando è ritornato a casa, continuava a camminare nel centro città e guardava tutti dall'alto al basso pensando che fossero i lillipuziani. La gente lo guardava strano e diceva: guarda che ti si compaiono altri. Ecco, ho un po' questa impressione. Dopodiché io ho letto anch'io i giornali sia ieri che l'altro ieri. Mi sembra che ci sia un po' una rincorsa a farsi del male da soli, perché quando apro il giornale e vedo che Brunetta, che è un altro dirigente del partito, in un momento in cui la Lega è quasi al 50% in Veneto, in un momento in cui tutto il tessuto veneto ha detto: per fortuna che abbiamo avuto Zaia e questa amministrazione con l'alluvione, in un momento in cui ci sono i veneti che stanno spalando fango con la casa che gli è crollata in testa, l'uscita di Brunetta che dice: andremo ad occupare i seggi, gli scranni regionali, a un Veneto questa roba qua non la capisce, dice: ma come, scusa, non ti devi occupare, ma perché porti a casa dei soldi per noi che siamo devastati, non so, riduci le tasse per i veneti? No, perché, perché ci sono, esatto, e ci sono dei dissidenti ma la gente non lo capisce, certo. Ci sono elementi. Poi Bendinelli, che è il nuovo coordinatore regionale, fa un'intervista dove dice, in buona sostanza, cioè, il capogruppo c'era ed è andato con Forza Italia, i due che sono rimasti di Forza Italia però non sono iscritti al partito, ne abbiamo uno iscritto al partito ma non è di Forza Italia perché è un partito per conto suo. Chiude l'intervista dicendo: adesso noi chiediamo chiaramente a Luca Zaia, cioè Moro, chiarista da chi? Vuol dire, cioè, anche qua bisogna avere un approccio con i media un po' particolare, perché cioè, uno che lese mi veramente automatico, chiaramente ha avuto un problema, cioè, ti hai appena detto che te do dei tuoi che non che ne sei tu, uno che sei tu ma che sei affatto da un'altra parte, e il capogruppo che era prima l'ha scampato. E te vuoi chiaramente, cioè, adesso io non so chi sia il loro ghostwriter, ma sarà pagata Matteo Salvini probabilmente, perché non capisco, cioè ci sono delle situazioni che veramente non capisco. È che giustamente lei diceva: ma immaginare un altro partito di centro può essere, perché questo è un paese, diciamolo, questo è un paese di centro, che sia un paese rivoluzionario. Noi siamo rivoluzionari da osteria, non altri, prima andare a casa, se fermi in osteria e davanti a Sprisse cambiamo tutto il mondo, quattro bestemme, domandami in piazza, spacco tutto, vivo a casa, femmina mi dice muto, maglia e tasi, e là finisce la nostra capacità rivoluzionaria, perché i veneti, ma un po' tutti noi siamo un po' l'Italia, se sta roba, ma insomma noi non so, che siamo persone che cambia il mondo. Per cui in realtà c'è molto spazio in un'area di centro-destra. Non lo escludo. Insomma. Non lo escludo, ma poi sono sempre elementi di democrazia, mia famiglia ha paura, come non mi fanno paura anche le piazze. Senta, assessore, a proposito di media, il giornale di Sallusti, cioè vicino alla famiglia di Berlusconi, che è la voce del Cavaliere in sostanza, ha ipotizzato uno scontento del nord per via dell'alleanza
in riferimento al reddito di cittadinanza. No, il titolo era praticamente il nord dovrà pagare la fannullanza del sud. C'è qualcosa di vero? Allora, anche questo, diciamo, è propaganda. Questo è l'unico elemento di suggestione che si può avere in un'alleanza come quella che noi abbiamo fatto con i 5 Stelle. Cioè battere su questo, d'altronde lo sanno, no? Battere su questo può avere qualche suggestione. Però anche qua, se la Lega fa l'1%, 1,5% in più a settimana, non lo so, ma adesso non vorrei neanche dare dei segreti che sono male mercato. Ma cambiate strategia, porca miseria, cioè, non ho capito, ma non vi siete resi conto che, adesso lo dicevo prima alla collega Tocchetto, cioè il PD, che è in effettiva difficoltà, no, di consenso. A Vicenza organizza una serata di studio, approfondimento, di incontro. No, questa meravigliosa serata, che sono in difficoltà, devo recuperare, che ne so, invito non so, uno che massacra Salvini, perché non so, ma la Fornero. Cioè, ragazzi, fazzismo. A te metà che hai avuto fare campagna elettorale, ma cosa vuol dire in giro? Ti è potuto di. Cioè, dico adesso, no, qua c'è sicuramente una forza del nostro partito e di Matteo Salvini, ma c'è un'evidente difficoltà anche negli altri partiti. E non è un bene per la democrazia. A me non c'è. Cioè, a me piace avere avversari tosti, robusti, con idee che siano antitetici, che abbiano proposte diverse dalle mie, ma che siano proposte, sia rincorrermi, perché se parliamo di sicurezza, qua ho saputo mettere a fare il fenomeno, se mi parlo di immigrati, mi sono più credibile di un altro, perché sono dalle mie lavoro, Dio. Oppure parlano in un altro modo. Questo per la democrazia non è proprio un gran bene. Gocchetto, c'è dell'autolesionismo, in generale è un paese abbastanza tafazzista, ma nei partiti c'è una buona dose, no? Nella politica. Farsi, quando Nanni Moretti diceva, ma sì, facciamoci del male, no? Beh, allora, sicuramente la politica è velocissima, perché io lo dico spesso, un po' di anni fa venivo qui e l'idolo era Renzi, che ha raggiunto il 40%, perso in più o meno un anno e mezzo. Quindi voglio dire, adesso c'è il Salvini che per tanto tempo, lui fa politica da 20 anni, era uno che sostanzialmente era ritenuto uno stupido anche per i giornali, che adesso peraltro salvaguardiamo i giornalisti. Vedo su Facebook che tutti mettono la tessera di quando sono giornalisti, ma effettivamente, insomma, i 5 Stelle hanno un po' esagerato. Adesso, sì, guarda, vorrei dire su questo, perché lo mettono tutti. Capisco anche che ci sia una comprensibile irritazione, eccetera, ma fare le vittime perché si viene definiti puttani. Cioè, noi siamo diciamo, spesso molto critici in maniera anche militante, politica, e mi riferisco soltanto semplicemente alle redazioni romane in particolare. Una volta che si viene attaccati, si fanno le verginelle, le marce, le proteste, i flash mob. La libertà di stampa si conquista ogni giorno da soli con i propri comportamenti. Non deve stare a fare piagnistei, e le accuse che ci vengono rivolte vanno assimilate e metabolizzate, no? E fare gli indignati col lavoro che facciamo noi, che siamo sempre lì a dire cosa devono fare gli altri. Se qualche volta qualcuno perde le staffe, vabbè, si protesta, si dice la libertà di stampa, però non esageriamo, insomma. No? Peraltro con Ivan, che abbiamo una precedente militanza in uno stesso partito, il termine pennivendoli, quando Di Maio non era neanche nato, l'aveva detto Ugo La Malfa, tutto sommato. Vabbè, detto questo, è evidente che, insomma, il fatto che il Partito Democratico abbia perso un consenso in brevissimo tempo è una cosa che, come dirigenti, come militanti del partito, ci preoccupa molto. Poi io non entro nel merito della Fornero o non Fornero, sicuramente alcuni, diciamo così, occasioni noi le possiamo anche perdere. È un partito sicuramente in una fase di ricostruzione, e le ricostruzioni lo sappiamo bene che non sono facili, perché ricordo anche quando la Lega era al 3%,
si piangevano addosso, però hanno avuto la forza di rialzarsi. Ora noi adesso andiamo a delle primarie che saranno fatte in febbraio, la prossima settimana, anzi il 17 c'è l'Assemblea Nazionale del Partito, e non è facile, anche perché adesso è una politica, diciamo così, come dicevo prima, molto veloce, molto di slogan. Oggi per esempio non è passato un decreto a Roma, quindi vuol dire che anche il matrimonio 5 Stelle e Lega non è poi un matrimonio facile, è un matrimonio complicato, perché è un matrimonio di interessi, è un matrimonio contrattuale. E lavoreremo perché abbiamo un paio di obiettivi. Non sarà facile il 26 maggio con le europee, perché noi abbiamo una visione di Europa che non è la visione di Visegrad, è una visione completamente diversa di una Europa diversa, però un'Europa fatta con gli attuali partner che sono la Francia e la Germania. Non abbiamo una visione di un'Europa diversa alla Salvini, come abbiamo l'obiettivo del 2020, mi pare che sia, quando ci saranno le elezioni regionali. Altra partita complicata, noi in questi anni abbiamo avuto purtroppo dei candidati presidenti che poi hanno perso, ma che di fatto non hanno costruito una forza di ripartenza nel Veneto. Dovremmo sicuramente creare una squadra che ci permetta di essere competitivi nel 2020, c'è anche un candidato che alleggia molto, non farò il nome per bruciarlo, ma insomma può essere un buon candidato e sul quale ripartire, perché è vero che c'è una forte immagine di Zaia e questo nessuno la nega, però se devo, e ha ragione Roberto quando dice io vado con la punta dei piedi nelle case altrui, questo è pacifico, però per esempio per quel che riguarda la città di Treviso, dove ci hanno preso il comune e la Lega di sicuro non è seconda a nessuno, però che dire, cioè la lista Zaia che un po', come dire, dava un po' di disturbo anche alla lista della Lega di Treviso. Io ho visto, come dire, dei sorrisi compiacenti quando la lista Zaia nel comune di Treviso non è andata così bene come speravano, perché era di gran lunga al di sotto della lista della Lega, quasi a come dire, mettere l'imprimatur da un signore che loro conoscono bene, che è da Re, che avrà un sacco di difetti ma anche lui la politica la sa fare, che diceva beh, noi abbiamo tenuto il primato, per cui in tutte le famiglie qualche problema c'è. Ora comunque sicuramente Zaia è un candidato fortissimo, io l'ho detto anche l'ultima volta che ero venuta qua, chapeau sul fatto che ha condotto bene questa tragica situazione e vicenda che è capitata 10 giorni fa sulle nostre montagne venete, quindi è stato bravo. Dovremmo trovare un candidato all'altezza, ma soprattutto, io lo dico anche nelle sedi di partito molto spesso, una squadra che sia una squadra che si prepara anche a prendersi la regione, perché in fin dei conti saranno anche stufi di governare, visto che sono più di 20 anni che governano o di un colore o dell'altro. Allora, se arriva la procedura di infrazione dall'Europa, l'Italia è finita come una cambiale, viene protestata. Volevo aggiungere sui giornali le puttane e i pennivendoli che Di Maio, a mio giudizio, ha fatto 2 errori. Il primo è stato quello di non fare nomi, cioè se fanno i nomi dei bravi, come ha fatto Di Battista, invece di generalizzare dicano quelli che sono stati cattivi. E poi soprattutto anche i toni, bastava dire le stesse cose in maniera un po' più urbana e probabilmente non veniva fuori questo putiferio piuttosto imbarazzante, cioè piuttosto grottesco, secondo me. Bastava pennivendoli. Ma sì, pennivendoli, anche perché cioè ogni categoria ha i suoi difetti, non è che si può sempre mostrarsi così, stare sempre sul piedistallo, no? Come è solita fare una certa stampa. Allora, Presidente, cosa ne pensa intanto di questo travaglio nel centrodestra, no? Ma io ho ascoltato quello che ha detto Marcato e mi è piaciuto molto, mi ha anche divertito con i suoi toni tipicamente veneti. Ho ascoltato quello che ha detto l'assessore Donazzan, devo dire che però mi è piaciuto un po' di più quello che ha detto l'assessore Donazzan, non lo dico per piaggeria, ma perché? Perché quello che ha detto l'assessore Donazzan
si avvicina molto alla mia idea romantica, ma si vive anche di romanticismo, non solo di vil denaro, si avvicina molto alla mia idea romantica di concepire i partiti, sì, costituiti attorno a un'idea base, solida, a una linea programmatica generica, ma che però in certe occasioni possano diventare, se qualcuno, cioè se nessuno fa battute, possono diventare anche liquidi. Perché stiamo assistendo in questo periodo a figuracce penose di certi esponenti politici che dicono di no a dei provvedimenti legislativi perché, semplicemente perché sono stati presentati dal partito avverso, quando se li avessero presentati il proprio partito avrebbero detto di sì sicuramente, ma questo ormai lo capiamo tutti ed è una cosa talmente squallida, talmente penosa che merita di essere censurata. È l'idea che ha espresso l'assessore Donazzan poco fa, invece va in senso contrario. Ha detto una cosa di grande maturità politica, di grande maturità politica. Io mi scuso assessore perché pare che gli stia facendo un endorsement, ma io sono sincero, abbiamo anche litigato in passato noi, per cui sono sempre sincero, a volte sbaglio per carità, non sono per... però lo dico proprio perché ne sono convinto assessore. Ha detto una cosa prima di grande maturità politica, dicevo, quando ha detto, io su quella tematica, stavo parlando del decreto sicurezza, su quella tematica io sono di questa posizione e non capisco perché il mio partito, se non ho capito male, mi debba spingere verso altre scelte. Ma allora io andrei anche oltre, se mi è consentito. E cioè, il ragionamento che ha fatto l'assessore Donazzan prima, che è un po' roboante, magari se dico Elena può... Prego, Elena si è più, mi rende meno... Può bastare, grazie. Quello che ha detto Elena prima va verso una visione più veneto-centrica della politica. Io azzarderei così, Elena. E cioè di dire, tutto sommato a Roma hanno le loro gatte da pelare, hanno il loro... problemi che interessano tutto il territorio nazionale ed è giusto che sia così, giammai condannare il dibattito romano, però ci sono certe questioni che viste dal Veneto, proprio perché siamo veneti, devono darci l'ardire di litigare fra veneti, fra visioni diverse dentro il popolo veneto e trovare una soluzione per il Veneto. E questo mi piace molto, sapendo, ormai lo sanno tutti, come la penso io sul Veneto, sull'indipendenza di questa mia amata regione. Allora, vediamo un servizio, un Vox Populi sul reddito di cittadinanza e poi andiamo da Gianluca Schiavone. Reddito di cittadinanza, i padovani sono molto perplessi che serva davvero a qualcuno. Chiedono equità nella scelta di chi potrà beneficiarne, ma temono che scoraggi chi è disoccupato a cercare un lavoro. Personalmente sono assolutamente contrario. Perché? Bisognerebbe sostenere le imprese perché assumano dei giovani e diano un lavoro, quindi un incentivo alle imprese perché i giovani non possono lavorare. Se questo può essere utile per far ripartire un po' l'Italia, sono favorevole, purché in una maniera equa. Io credo che sia un po' il banco di prova per questa nuova formazione politica che sta governando il paese, perché visto quello che si è fatto negli anni scorsi, cioè o andiamo bene adesso e ci riprendiamo oppure la vedo un po' dura. Non la vedo bene questa cosa qua, non la vedo proprio bene, assolutamente. Cioè magari scoraggia dal cercarsi un lavoro, il fatto di sapere... Esattamente, questo senz'altro. Io dico che non cercheranno più il lavoro, questo è la mia... cosa devo dire? No, non mi va. C'è anche il rovescio della medaglia, che magari uno lavora in nero e risulta un reddito più basso e quindi percepisce quello che non rispetta. Scoraggerà dal trovarsi un lavoro, per esempio, ai più giovani? Potrebbe essere.
Mi auguro di no, però potrebbe essere. Ho paura che si cerchi di garantire, dare troppe garanzie e invece di non so quanto possa essere uno stimolo a trovare un posto di lavoro. Ecco, quindi sono un po' perplesso, bisogna aiutare la gente che è in difficoltà. Però questa mi sembra una manovra un po' spericolata. Interviste di Guido Barbato, Gianluca Schiavone, allora. Allora, cominciamo con il tema, diciamo, della libertà di stampa. Allora, atteso il fatto che personalmente non uso mai il turpiloquio e credo che il turpiloquio non vada mai usato nella discussione politica. Però facciamo un esempio della situazione della libertà di informazione in Italia. Sabato ci sono due manifestazioni. Una, dalla stima del principale antagonista, cioè di Matteo Salvini, che scrive «I miei nemici con le bandiere rosse scendono in piazza contro il decreto a me intestato». Però, insomma, dai dati dello stesso Matteo Salvini, che la riconosce come una manifestazione contro sé, è intorno ai 50, gli organizzatori, cioè noi, diciamo 100.000, intorno ai 50.000. Non c'è, non in prima pagina, non c'è sui principali giornali italiani, non quelli che piacciono a loro, cioè non La Verità, Il Giornale, questi qui che leggete voi, non c'è su Repubblica, non c'è sulla Stampa, non c'è sul Corriere della Sera, Il Giornale della Buona Borghesia Italiana, nemmeno un box. Io per leggere una paginata di quella manifestazione, cui ha partecipato uno che per me è un mito, ma non solo per me, anche per Repubblica, quale il sindaco di Riace, però evidentemente è un mito a giorni alterni. Quando va a sfilare con le bandiere rosse non va bene, quando si fa intervistare da Saviano va bene. Invece una manifestazione importante, democratica, che vede la partecipazione del PD, credo della Lega, di Forza Italia, dei sindacati pro TAV, però nei numeri identica, va in prima pagina sulla Stampa con il dorsetto come quando muore il Papa o quando succede Bin Laden che muore, fanno addirittura il dorsetto. Però tutti a Torino giornali, 30.000. No, va bene, ma la Stampa va bene. Ma tutti i giornali, Repubblica, il Corriere, eccetera, fanno 5 pagine. Questa è la situazione della stampa in Italia. In più, altro esempio. Voglio sapere quanti, atteso il fatto che lo ripeto, usare il turpiloquio è ingiusto, quanti editori in Italia, anche progressisti, anche ben pensanti, pagano i loro dipendenti a 2, 3, 5, 10 euro al pezzo? Perché anche questo è un problema di democrazia, perché se è vero che dare informazione è un mestiere di alto livello, se paghi la gente a 2 euro al pezzo, quella sì, purtroppo diventa pennivendola, ma non perché c'è qualcuno, ma perché c'è un paron, per usare le parole miso veneziano, non so, insomma, so capitale del Veneto, ma insomma, prevalentemente mi considero veneziano, poi Veneto parleremo del comelico, mi considero comegliano diciamo così, di seconda battuta. Però insomma c'è un paron che non ti paga. Altra cosa, il Movimento 5 Stelle prima o poi tutte queste contorsioni le paga, perché al suo elettorato dovrà dare conto di quello che ha promesso e non sta facendo. Aggiungo la furbata di Di Maio, di Battista, che se la prendono sempre così in maniera generale, generica, quindi giornalisti tutte puttane, vabbè. Peccato che si stava in un contesto molto preciso: processo alla Raggi, assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quindi siccome sono un giurista, assoluzione con formula piena, obiettivamente non c'entrano le prove, il fatto non costituisce reato, magari costituisce illecito civile, certo, magari costituisce illecito amministrativo, ma non è reato, quindi assoluzione con formula piena, sconfitta della Procura della Repubblica di Roma, se fai un po' di bordello, polizia giudiziaria, intercettazioni, le morose di Salvini e i morosi della Raggi, spendi decine di migliaia di euro pubblici, perché non smettiamo mai,
prendi una cantonata. Io mi aspettavo che Di Maio dicesse no, l'onorevole consigliere procuratore capo Pignatone è quella parola che ho usato, ma magari invece che prendersela con i magistrati diceva scusate, ma com'è che ai sindaci del 5 Stelle ci sono le procure della Repubblica che se la prendono? Quindi siamo di fronte a una continua vendita di fumo, perché oggettivamente a fronte di un risultato giudiziario ce la si prende con quel risultato giudiziario c'entra poco, non dico nulla ma poco, e però si testimonia il fatto che questo movimento, che non ricordo, al di là dei sondaggi, fino a prova contraria è il primo partito in Italia, sta contraddicendo il grosso delle promesse elettorali anche in Veneto. Avevano detto no Pedemontana, avevano detto no TAV, la TAV qua Venezia Trieste non si fa, ma insomma avevano detto no TAV in Piemonte, avevano detto no grandi navi, avevano preso i voti del no grandi navi. Gli unici riconosciuti dai movimenti no grandi navi è stato la lista di Potere al Popolo in cui c'era Rifondazione e il Movimento 5 Stelle. Infatti a Venezia Potere al Popolo ha preso una delle percentuali più alte d'Italia, però questo ha poco rilievo. Ma insomma stanno oggettivamente prendendo in giro i loro elettori. Però, sul sì e no grandi navi, se prendessero una decisione definitiva sarebbe... Sono 40 anni che vanno avanti, adesso il sottosegretario ha detto facciamole a Marghera, poi ne è stata fuori un altro, dice no alla Marittima, poi c'è quello che vuole fare offshore. Insomma, guardate, ragazzi, decidete. Lo dico con chiarezza, Presidente. Un consiglio gratis agli amministratori onorevoli che abbiamo qui. Se si tratta di spostarla col gioco dei bussolotti, lasciatela là. Tratta di spostarle col gioco di bussolotti, perché c'è qualcuno che vi dice soluzioni, lasciatele là. Se invece si prende una soluzione chiara, netta e rigida e avveniristica, che voi, non io, passate la storia, si portano fuori dalla laguna. Ma bisogna avere la testa, la lungimiranza, i progetti, che non vuol dire prendere i voti da qua a 5 anni, bisogna ragionare da qua a 10 anni. Possibilmente entro i prossimi 10 anni, diciamo. Sì, no? Certo. Allora, Presidente, no, io chiedo scusa. Poi torniamo, poi andiamo da poco. Un minuto. Perché volevo fare una riflessione velocissima. Quando si parla di libertà di stampa, pennivendole, eccetera, bisognerebbe anche che questi giornalisti avessero la capacità di intanto di cogliere le notizie che servono all'opinione pubblica, perché a me che la RAI qui, i miei soldi che si prelevano nella bolletta elettrica, paghi un collega, il satellite, perché il satellite si paga, il satellite per collegarci con Londra, per sapere com'è vestita Pippa Middleton, che somiglia tanto a Benetton, Middleton, sarà Veneta Caea, è quella che ha un bel lato B, quella con lato B, a me francamente questo mi dà fastidio. Quando invece, e vengo al nocciolo della questione, quando invece c'è una notizia straordinariamente importante che può essere devastante e viene taciuta completamente dall'opinione pubblica, allora questo è un reato commesso verso la propria professione. E mi riferisco al fatto che qualche settimana fa Moody's ha declassato l'Italia. Moody's ha declassato l'Italia, però mantenendo rating costante. Esatto. Sì. Ok. Moody's ha motivato la costanza del rating dell'Italia, e non lo ha abbassato pur declassandola, con questa motivazione. Attenzione, perché queste sono parole di Moody's. Ha detto: diamo parere di costanza sul rating perché il popolo italiano ha il più alto risparmio personale da parte, il quale risparmio, parole di Moody's, può venire utilizzato per abbassare il debito pubblico.
Questa è una dichiarazione che dal punto di vista tecnico è di una gravità assoluta, perché vuol dire che Moody's prevede, suppone, spinge, perora, incoraggia, chiama come volete, a fare una patrimoniale, se non addirittura un prelievo forzoso nei conti correnti come fece Amato qualche anno fa. Allora, su questa cosa i signori giornalisti, Pennivendoli o meno, non hanno detto nulla. Non c'è stata la Gruber che abbia chiosato sulla questione, la Repubblica non l'ha detto, eccetera, eccetera. Scusa. Sulla morosa di Salvini. Eh sì, una roba scandalosa, insomma, scandalosa. No, per carità, è giusto, una cosa vergognosa. Un modo per lasciarsi serve per gli avvocati. Detto questo, e chiudo, riconosco anche che ci sono giornalisti a Report, per esempio, piuttosto che fra le Iene, che hanno il coraggio di fare inchieste penetranti e devastanti, a cui va dato merito. Però i Pennivendoli non possono nascondersi dietro di loro, che, di questi meritevoli giornalisti. Allora, vediamo un caso di cronaca prima di andare da Bobo Sartore, perché poi sentiamo un generale dei Carabinieri che vorrei che intervenisse su questa notizia. Sputa contro un poliziotto durante una manifestazione a Solto. Motivare la decisione del giudice la particolare tenuità del fatto. Però nel frattempo vediamo anche, che bel messaggio che per ha. Dare conto delle forze dell'ordine, anche i carabinieri, i rinforzi dei carabinieri in Veneto, con grande soddisfazione dei sindaci. Qui vediamo a Vicenza. 30 nuovi carabinieri, esperti di sicurezza, di cui non si può fare a meno neppure quando la tecnologia sembra poter sostituire qualsiasi cosa e rispondere magari a ogni domanda. I nuovi uomini e le nuove donne dei carabinieri della provincia di Vicenza sono stati presentati ai sindaci dai vertici dell'arma, che hanno anche spiegato che la nuova forza serve non solo a garantire il mantenimento degli standard, ma anche a permettere alle istituzioni di dare una risposta alle istanze dei cittadini. Per la provincia di Vicenza si tratta della più grande immissione di forza lavoro che si sia registrata negli ultimi anni. È una bella boccata d'ossigeno, 30 carabinieri in provincia, sono un numero cospicuo, non si era mai verificato un'immissione così ingente di carabinieri. Quindi, tenuto conto che nel 2018 siamo riusciti a mantenere lo stesso numero di pattuglie nonostante il deficit organico, credo che con questa nuova immissione potremmo addirittura migliorare il controllo del territorio e quindi anche la percezione di sicurezza nel territorio. Applaudono i sindaci, quelli dell'Interland e quelli di periferia. Direi che è importantissimo, è vitale, perché come è stato fatto notare l'arma fa parte del territorio. È importantissimo soprattutto in paesi così periferici come sono i nostri e come sono quelli di montagna. I carabinieri sono una forza importantissima. Io abbiamo sempre creduto che la sicurezza sia un investimento, non è un costo, per cui adesso avere due persone in più, quindi due carabinieri in più, per noi è assolutamente importante. Il posto c'è, siamo molto contenti perché comunque la gente ha bisogno di vederli, ha bisogno di sicurezza. In città, dove sono destinati 6 nuovi carabinieri, 4 quelli che andranno nel Bassanese, 6 a Schio, 7 a Tiene, 8 a Valdagno, il sindaco sottolinea di essere in attesa anche dei rinforzi promessi sul fronte della polizia. Vuol dire un rafforzamento dei controlli sul territorio, maggiore sicurezza e maggiore tranquillità per i nostri concittadini. Le richieste sono state accolte e adesso aspettiamo anche una risposta del Ministero dell'Interno rispetto alla Polizia di Stato, dove abbiamo chiesto delle risorse in più rispetto a quelle già anticipate. Servizio di Andrea Zambenedetti. Allora, abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio, il generale dei Carabinieri Edoardo Sivori. Buonasera generale. Buonasera direttore. Buonasera, ben ritrovato. Senta, allora, so che lei su questa vicenda dello sputo e della soluzione sia intervenuto, comunque intervenga da par suo, no? È una cosa assolutamente impensabile. Non è possibile che lo Stato faccia così questa ritirata di fronte a queste cose. Un rappresentante dello Stato.
Stato viene sputato e un altro rappresentante dello Stato dice che vabbè, è una cosa da niente, tutto sommato. Ora io mi chiedo, lo dico, me lo ripeto anche per me, soprattutto per me, l'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Ora, se si può sputare, come ha stabilito il Tribunale di Milano, al poliziotto nell'esercizio delle sue funzioni, io devo pensare che si possa poi sputare altrettanto a un giudice, a un vigile urbano, uno. Due, a proposito che avete parlato di informazione, pochi giornali hanno dato la notizia, qualcuno ha fatto finta di non vederla, perché tutto sommato non è il caso, non si può dire più di tanto. Ecco, ricordo solo che era durante una manifestazione di un paio d'anni fa e si trattava di un gruppo di manifestanti. Esattamente, era un, tra virgolette, un antagonista che insieme ad altri 4-5 ha sputato a un poliziotto. Io, tanto per chiarire, poi diventa un paradosso, un altro tribunale dello stesso Stato ha condannato una signora, tra virgolette, che ha sputato addosso a un carabiniere. Allora chiariamoci, o i due, il poliziotto e il carabiniere, non sono uguali, per cui al carabiniere non gli si sputa e al poliziotto sì. Cioè due pesi e due misure. Ecco, oppure lo sputo è un'arma di un'arma politica, un'arma di discussione politica, comunicazione politica. E vabbè, allora, e quindi quello perché è politico viene diciamo graziato, e invece quell'altra perché era soltanto arrabbiata, non è possibile. Lo Stato non può arrendersi di fronte a queste cose, sono segnali purtroppo. Spero soltanto che con quello che abbiamo visto, con i carabinieri che sono arrivati e la sicurezza, che solo quella ci rende liberi, non altro, solo la sicurezza. Grazie generale, grazie, a presto, buon lavoro, presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Il potere logora chi non ce l'ha, non ce l'ha. Il potere, diceva Andreotti. Bisognerebbe incastrarlo per l'italiano. Sì. Lo diceva Andreotti, il potere logora chi non ce l'ha. Allora, buon Sartore, poi parliamo, andiamo a vedere com'è la situazione nel Veneto colpito dal maltempo. Sì, sarò bravo, cercherò di esprimere il mio pensiero. E qualche illustre politico del passato diceva che governare l'Italia non è difficile, è inutile. E quindi era Mussolini, sì. E quindi partendo da questa affermazione che passati decenni non è cambiata, cioè l'Italia non è cambiata, anzi è peggiorata, direi che possiamo tranquillamente dire che questo paese è fallito, indipendentemente da chi lo governa. Quindi che sia un governo verde, giallo, rosso, nero, non cambia assolutamente niente. Se mettiamo la patrimoniale non risolviamo i problemi di questo paese. Ecco, piuttosto, visto che prima sentivo che i grandi ex partiti sono in cerca di una stella polare, direi che cominciassero questi grandi partiti a pensare a un'Italia diversa, proprio come struttura, cioè come federazione d'Italia, se vogliono tenerla unita attraverso una federazione, oppure se vogliono dividerla come ha fatto, che non so, la Cecoslovacchia, che con praticamente due personaggi l'hanno deciso, ma non hanno neanche fatto un referendum, sì, e hanno diviso il paese, e una volta diviso quel paese ha avuto degli indici di crescita come nessun altro paese in Europa. Sono passati dal 93 ai giorni nostri da un reddito di 3-4 mila dollari pro capite a 18-19 mila dollari pro capite. Questi sono i dati della Cechia e della Slovacchia. Quindi veramente cominciamo a pensare a un'altra Italia. Questo sarebbe forse un tema
che potrebbe interessare e che avrebbe anche forse dei contenuti più efficaci che non quelle discussioni che non portano altro che a tassare un paese praticamente finito, un paese in cui delle regioni viaggiano come la Baviera e un'altra parte del paese che i numeri sono peggiori di quelli della Grecia. Battute sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza in Italia c'è già. I 24.000 forestali della Sicilia è un reddito di cittadinanza. Praticamente sono delle persone mantenute, purtroppo dovrebbero svolgere dei ruoli che non li svolgono neanche. Cioè, io vorrei un paese piuttosto che a queste persone che ricevono il reddito di cittadinanza mantenessero quella regione in ordine, cioè 24.000 agenti sul territorio che sono primi nel bracconaggio, sono primi negli incendi, sono primi negli abusi edilizi. Quindi vorrei che questo paese facesse lavorare chi il reddito di cittadinanza ce l'aveva già, come i vigili di Roma o gli operatori ecologici che non operano in quei territori. Una battuta sullo sputo: io credo che la magistratura viva in un altro pianeta, cioè dovrebbero veramente fare un'operazione di andare ad ascoltare la gente. Non dico arrivare alle elezioni come succede in America, di giudici attraverso votazioni popolari, però veramente un invito alla magistratura di scendere un attimo da quel gradino, da quella montagna che si sono creati, perché creerà solo dei problemi e quando scoppierà la pentola allora saranno solo che dolori. Allora, chi ha un lavoro stipendio non si permetta di mortificare chi non può, non riesce a trovare lavoro. Sfido chi non vuole il reddito di cittadinanza a trovare un lavoro adatto a tutti. Vediamo, facciamo un po' il punto sui danni del maltempo. Il Veneto si sta leccando le molte ferite, purtroppo ci sono situazioni ancora molto, molto, molto difficili, tipo Rocca Pietore, per citare uno dei paesi più colpiti che abbiamo collegato ieri sera in diretta su Antenna 3 con Tiziana Borognani e Ferdinando Avarino a Ring. Facciamo il punto, facciamo proprio il punto, un aggiornamento sulla situazione. Tra l'altro si è detto in questi giorni, appunto, i forestali vengano qui ad aiutare in Veneto, e il raffronto è 24.500 in Veneto, quindi proprio siamo agli antipodi. Vediamo il servizio. Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti al dramma dell'alluvione. Approfittando della confusione che ancora regna nell'Agordino devastato dal maltempo, i ladri come avvoltoi hanno saccheggiato due abitazioni ed un negozio di gioielli di Agordo. Hanno arraffato 1.500 euro e due pistole in una casa, 1.000 euro nell'altra ed un prezioso anello nella gioielleria. Indagano le forze dell'ordine, costrette ad occuparsi anche di questi gesti ignobili in un territorio che in questo momento ancora ha un enorme bisogno di aiuto e sostegno. Quello che oggi ha chiesto al governo il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, visitando le zone disastrate. Il sistema imprenditoriale veneto è pronto ad offrire la propria solidarietà ed il proprio contributo a cittadini ed imprese del bellunese, ma, ha detto Zoppas, chiediamo anche al governo di mettere le imprese nelle condizioni di affrontare il picco di lavoro necessario alla rimozione dell'impressionante quantità di alberi falciati dal vento. C'è bisogno di una deroga al decreto dell'unità sulla parte della flessibilità, evidentemente queste aziende non riescono a portare a termine il loro lavoro o poi naturalmente avrebbero delle conseguenze sull'organico strutturale. Intanto nelle valli si continua a lavorare incessantemente, perché se molto è stato fatto, molto resta ancora da fare prima che arrivi la neve. Di grave c'è da ripristinare la viabilità in tutte quelle zone dove magari un ponte è crollato, dare un ponte provvisorio affinché anche le frazioni più lontane possano non abbandonare le case, perché non ci si potrebbe più arrivare. Poi sono quelle di dare l'acqua con stabilità nella zona più a nord di Rocca Pietore, perché in questo momento ancora hanno un depuratore provvisorio, quindi si spera che invece arrivi il ripristino dell'acquedotto, e poi anche verificare che la corrente elettrica non ceda alla prima nevicata come successe tanto tempo fa.
Servizio di Marta Marangona. Assessore, allora, poco fa il Presidente Zaia ha ringraziato il Ministro Bussetti che ha stanziato 1,4 milioni per le scuole danneggiate, no? E questo è, diciamo, certamente un fatto positivo, però... No, di più. Di più? Sì, sì. Ah, vabbè, io ho letto un comunicato dove... poi vediamo la cifra esatta. Però voglio dire, rispetto a questo, resta il problema di un territorio devastato e di risorse che ancora non arrivano. Poi arriveranno, ma l'importante è che arrivino in fretta, no? Ma è fretta. Cioè, attenzione che è accaduto una settimana fa. Cioè, io mi ricordo l'Aquila, ero assessore della protezione civile, quindi ho dei ricordi netti, ricordo l'alluvione del Veneto, del 2010. Vicenza, Venezia, sì. Padova. Ecco, eravamo poi, ero in provincia. Io una velocità come quella di questo governo rispetto a queste prime risposte non l'ho mai vista. Cioè, ma veramente adesso sto sembrando... Prendiamo la ragionevolezza, perché io faccio il paragone con la mia esperienza. Scusa, la interrompo solo un attimo, perché sennò per capirci bene, cioè quello che è in discussione è il fatto che siano stati stanziati 50 milioni per 11 regioni. Cioè, quindi voglio dire, è stato il primo stanziamento. Ma 11 regioni vuol dire che al Veneto, che è distrutto, diciamo, per il momento vanno 15 milioni. La parte più importante, cioè su 50 milioni, sì, 15 sì. Veneto. L'edilizia scolastica e a sé stante li hanno già destinati con decreto straordinario che è diverso dai 50. Io non mi sento di dover dare la croce addosso, mi sento invece di dire il segnale è arrivato immediatamente. Così, i danni che abbiamo quantificato massimamente sono enormi, 1 miliardo, ma attenzione, c'è anche un problema di uomini, mezzi, c'è che per tagliare tutti quei boschi, rimuoverli, cipparli, stoccarli, perché non è che stiamo parlando di poca roba, stiamo parlando di metri cubi di legname che non si... Ecco. Quindi c'è una... lo voglio guardare invece in termini molto logici. Le prime risposte sono arrivate esattamente qualche giorno dopo. Il Veneto ha fatto la parte del leone in quella. Una settimana dopo sono arrivati i soldi già stanziati con decreto apposito sull'edilizia scolastica. Quindi proprio per rimettere a posto le scuole, che peraltro noi riusciamo adesso a scorrere delle graduatorie nella parte, perché metteremo a posto anche tutto quello che è sismico e che aveva necessità di essere agevolato. Stiamo lavorando, perché solo la settimana scorsa abbiamo discusso di una cassa in deroga per le imprese, soprattutto piccole, dell'artigianato. Non so, a me pare che invece stiano rispondendo abbastanza velocemente. Poi ci vogliamo fare il processo e le intenzioni, vogliamo dire che non è abbastanza. C'è. Non è mai abbastanza, ci sono un miliardo di euro. No, no, quello sì, no, ma sono d'accordo sulla, diciamo, la buona volontà, cioè, però il problema è che questa regione, lei sì. me lo insegna, ha un residuo fiscale di 15 miliardi l'anno. Sì. Allora, se uno va a chiedere per cortesia, ci date magari in tempi mediamente brevi 300 milioni, 400, 500, rispetto a 15 miliardi uno dovrebbe dire, senti, ti do questo osso e non romper più le scatole. No? Ma direttore, fammi però dico lei a me stessa, se quei 15 miliardi di residuo fiscale fossero in una cassaforte messi lì pronti per l'uso, non avremmo neanche il problema di un deficit di bilancio, non avremmo questi problemi. Questa bandiera saremmo discutendo subito. Saremmo discutendo di un'altra cosa. Certo. Io, appunto, per logica e senso di rispetto per me e per gli altri. La velocità con cui si sono state date le prime risposte anche in termini di contenuti non l'ho vista in altri casi. Mi aspetto certo che ci aiutino ancora di più, perché lo meritiamo, perché i nostri si sono subito messi a rimboccato le maniche. Il mio piccolo comune, Pove del Grappa, dopo che gli hanno fracassato le ginocchia con quella ciclabile allucinante, la ciclabile viene sommersa perché viene divelta, tre giorni dopo il sindaco la rimette a posto. Non ha aspettato soldi di qualcuno, ha detto avevo questi 2-3 euro messi via, mila, e abbiamo messo a posto le cose. Però questi siamo noi, tanto che il Presidente Zaia ha chiesto, fate le fotografie prima e dopo, perché sennò se andiamo a chiedere il dopo ci dicono ma come avete già tutto sistemato, non abbiate bisogno di nulla. No? Cioè... Però io sono certa che anche perché non... Perché c'è un forte presidio di governo, anche di un governo veneto che ha una sua emanazione a Roma, io non posso che pensare che tutte le risposte arriveranno. Beh,
c'è un ministro Vicentino, quindi appunto il ministro Stefani, ministro Stefani, speriamo che allora vediamo un titolo del Corriere della Sera, è una notizia di poco fa: condono edilizio a Ischia, maggioranza battuta in Senato dai ribelli del 5 Stelle, manovra FMI, Italia eviti le sanatorie, no? Su questa vicenda del condono di Ischia c'era stato uno scontro furibondo. Posso? Allora, scusa Gianluca, solo andiamo, vediamo la storia del bambino a proposito di generosità tipicamente veneto, un bambino che manda pochi spiccioli, insomma, con una splendida letterina alle popolazioni colpite dall'alluvione. Vediamo. Il più bel aiuto che ha avuto Rocca Pietro in questi giorni è questa lettera di questo Achille che ormai è diventato un nostro amico. Achille, 9 anni appena, di Mira nel veneziano, ha preso carta e penna, ma non solo, anche matite e colori, e ha scritto al sindaco di Rocca Pietore, comune bellunese ai piedi della Marmolada, tra i più colpiti dal maltempo delle scorse settimane, inviandogli 5 euro. Mi piace molto andare in montagna, scrive Achille, e siccome mi dispiace per quello che è accaduto, vorrei rivedere montagne con i boschi. Vi dono un aiuto con i miei risparmi. Ci ha commosso un po' tutti. E abbiamo tenuto la lettera proprio come un oracolo, perché è un bambino dolcissimo che probabilmente ha dato, non dico tutto quello che ha, ma buona parte di quello che aveva nel salvadanaio. Il piccolo Achille racconta al sindaco di amare così tanto la montagna da voler entrare da grande nel corpo forestale. Adesso cercheremo di contattarlo e lo ringrazieremo nel migliore dei modi. Intanto la faccio girare perché è proprio simbolica della situazione e anche della grande umanità di questo nostro amico piccolo. Legge di Lina Paronetto. Allora, Assessore, sempre restiamo un attimo sui danni da maltempo. Lei è ottimista sulla regione che si può rialzare, insomma, sul fatto che, insomma, qui la gente fa da sé, e questo è un grande pregio, ma a volte può essere controproducente, perché dicono intanto loro fanno da soli, no? Per cui che il Veneto si rialzi è una certezza, non voglio essere ottimista o pessimista, è proprio una certezza. In che tempi però? Il Veneto, lui, perché noi siamo abituati, ci mettiamo subito in moto. Io voglio sperare che sia una certezza anche l'arrivo degli aiuti, perché al di là del fatto che è giusto che arrivino, perché abbiamo avuto un disastro spaventoso. Perché comunque non aspettiamo la manna al cielo, ma ci mettiamo subito a lavorare. E non fosse altro che, insomma, al governo ci siamo noi, quindi abbiamo mandato lì un esercito di parlamentari, sottosegretari, di ministri, non voglio immaginare che non arriva risorse adeguate. Capisco tutte le difficoltà di bilancio, capisco che ci sono altre regioni colpite, ma colpite come il Veneto no. So che ha fatto molto, molto eco vedere le foreste. Di altre regioni, Iot, Sbatociai. Per carità, ha fatto molto. Però su questo io voglio essere molto chiaro: siccome per 3 giorni nei TG nazionali, se andava solo Iot, Sbatociai e Vante Trio, ed è qua, sembrava che fosse sta Dopini a Batui perché era Marsi, certo. A me girano un po' le cose. Va bene Iot, va bene tutto, ma anche se è qualcosa di più di qua. Quindi, certo. Ecco, c'è anche questo aspetto che mi aspetto dai miei colleghi che ci sia l'attenzione, ma da come si sono mossi mi sembra che siamo nella direzione giusta, insomma, dai, no? È giusto che arrivino, è una questione di etica politica, non solo di necessità. Senta, Assessore, Matteo Salvini, quando è stato proprio in Veneto per il sopralluogo nel bellunese, ha detto col Presidente Zaia l'autonomia arriverà entro l'autunno, no? Per me se no possiamo tornare a casa, l'ho sempre detto, so che magari a qualcuno posso anche sembrare antipatico, però la nostra ragione sociale è quella. La nostra matrice culturale è quella. Io, come migliaia di altri, ci siamo iscritti negli anni 90 in Lega per quello. Siamo convinti, perché l'abbiamo provato sulla nostra pelle, che
un cambio radicale dell'assetto dello Stato possa tenere in piedi questo Paese. Siamo altrettanto convinti che la ricetta nazionalista centralista ha dimostrato tutti i suoi limiti. Qualcuno mi deve spiegare, dice no all'autonomia, no al federalismo, ho capito, ma sia cosa a questo centralismo che è del tutto evidente che ha non è riuscito ad esplodere in qualità la propria essenza, e quindi insomma, non vedo altre soluzioni. Allora, siamo tutti convinti, gli economisti anche loro ormai si sono adeguati a questa nuova visione, i paesi federali sono i paesi che funzionano meglio, abbiamo una serie di perdite lungo il percorso dovute a burocrazie inutili, a enti inutili, a un accentramento che poi in realtà decentra a sua volta ma poi riaccentra, cioè giri incontrollati che disperdono energie e soldi, cioè, non ho capito qual è il problema per cui... la Lega è al governo di questa regione ed è al governo di questo paese, e nel contratto di governo c'è l'autonomia. Non tutto quello che c'è nel contratto di governo a me piace, ma siccome siamo persone per bene, siamo persone serie, lo rispettiamo. Cioè, gli altri dovranno rispettare anche questo aspetto che per noi è cruciale, è vitale, e ripeto, se non arriva l'autonomia, per quanto mi riguarda, il motivo per rimanere a Roma viene meno. No, ecco, salvare i forestali siciliani è un tema che non mi appassiona particolarmente. Ecco, ma mi appassiona molto di più. Devo dire, salvare non ci sono dubbi sul grande lavoro che hanno fatto il presidente Zaia, sta facendo il ministro Stefani, i parlamentari, però ci sono bastoni tra le ruote, no? Ma in questo paese qua ci sono tronchi nelle ruote, sì, non ha mai visto riforme sostanziali, sì, strutturali di questo paese. Abbiamo sempre fatto delle riforme che tutto sommato non toccano i gangli istituzionali, quelli veri, un po' di maquillage, le province, a un certo punto si decide che le province sono il male assoluto e quindi bisogna toglierle, ma togliamo solo i politici, ma lasciamo le province, ma non vediamo competenze, ma togliamo le competenze, ma scaviamo via schei. Cioè, la legge del Rio, il referendum non è passato, quindi... No, la riforma delle province è stata fatta prima, sì, è stata fatta prima, ed è stata una classica ipocrisia all'italiana, come ha fatto il centro-destra. Accelerata, e poi il referendum non si andrà bene. Ma non c'entra, sono ancora là, che se queste province che non hanno competenze, però, non si capisce, diciamo le schede. Era quello. Ho capito, ma sì, ma quando tu... No, attenzione, prima del referendum qualcuno ha detto via i politici e via i schei. E lasciamo l'asta, cosa fermo? Ma non importa, siccome io devo dare impasto, quando si parla che Salvini fa slogan, no? Ecco, vi ricordo che qualcun altro prima di lui li ha fatti, se doveva dare impasto all'opinione pubblica qualcosa, che ci siamo inventati che le province erano il male assoluto di questo paese. Qualcuno ci ha anche creduto, con poca passione, a onore del vero, e hanno fatto questa riforma. E le riforme fatte in Italia, tutte così degli ultimi 40 anni. Noi abbiamo fatto queste robette qua, perché poi, ripeto, siccome siamo rivoluzionari da osteria, anche il popolo italiano, quando fai riforme grosse, resiste. Perché tutto sommato... L'Italia così, quei 24.000 forestali, va bene, qui l'ospedale che crolla, sì, va bene, ma intanto proprio tanto non paga nessuno, e la signora intubata che formiglie, va bene, ma uno spua, dopo, sì, anche là dipende quanta quantità di saliva, perché bisogna capire che questo è uno spuaccio, se lei è un spuaccio, se è una bomba atomica così, che te lava, terribile, capisco, se lei è un spuaccio, uno spuaccetto, neanche vero, dopodiché sai, se tu soffri di ipersalivazione, anche là, se è comprensibile quando parli, poi vuol dire, se poi non so te capisci su quel lama, ma te sei abituato. Cioè, quindi questo è un paese fatto così. Cosa ha avuto che riformemo? Quindi non ci sono dei bastoni, anche se tronchi, sequoie giganti fra le ruote. Certo. La cosa per cui io sono ottimista è che noi siamo una forza politica che ha nel suo DNA la voglia del cambiamento e della riforma del paese. Ripeto, l'abbiamo messo nel contratto di governo, deve arrivare, ma non deve arrivare
per la Lega Nord o per la Lega o per i 5 Stelle o per Forza Italia, deve arrivare per questo paese, è una via di uscita per rilanciare la grande potenzialità che ha questo paese malandato. Tutto qua, dopo che vogliamo far finta di niente, vabbè, stiamo qua ancora e continueremo a festeggiare quando il PIL cresce dello 0,01%, quando con la potenza che abbiamo noi di fuoco, per valore architettonico, ambientale, per il cibo, per il saper fare che abbiamo noi, per la straordinaria differenza che abbiamo di regione in regione, dovremmo, oddio, sempre mettere sotto porta e stare a aspettare che arrivi in conto corrente. E invece stiamo qua, più 0,1 champagne, ma più 0,1, più 8%, c'è ancora poco, no? Cioè, invece no, più zero, ci accontentiamo di questa roba qua, perché ripeto, siamo rivoluzionari d'austeria. Senza considerare che la stragrande maggioranza delle persone non ha più pari di idea di come che viene calcolato il PIL, in particolare non ha cognizione del fatto che dal 2014 nel calcolo del PIL entra anche i movimenti economici derivanti da prostituzione e traffico di droga. È vero. Allora, se il problema dell'Italia sia alzare il PIL, giusto, dentro il quale che c'è il lavoro delle imprese e prostituzione e droga, se nella volontà di alzare il PIL teme fa morire imprese, che se quei che muore oggi, no, significa che ti punti tutto su la prostituzione e il traffico di droga, perché è una formula aritmetica. Per cui anche questo concetto del PIL, Roberto, va rivisto. Sono d'accordo, però il tema vero è che noi siamo aggrappati a parametri che sono in realtà insignificanti. Esatto. Tu per fare la manovra finanziaria stiamo qua tutti quanti, ma sei 20 anni che giochiamo, è tutto macchiage, è tutta invenzione, è tutta fuffa. Esatto. Perché in realtà dovremmo stare qua, noi con quello che abbiamo noi, con questa capacità che abbiamo noi, dovremmo correre a 4, 5, 6% all'anno, non stare qua a guardare 0+0+1+0, ma vedere la classe dirigente che si scanna, ti tasi perché l'anno scorso ti si crea il suo solo dello 0,1 invece 0,015, ma che cazzo devi dire? Cioè, stiamo parlando del nulla. Allora torniamo in montagna sull'altopiano di Asiago, che è tra le zone più colpite. A Gallio una strage di alberi, le melette distrutte, ma si scierà, questo è il messaggio che dà l'assessore al turismo Caner, cioè non c'è nessun problema per gli impianti di risalita, quindi la stagione sciistica inizierà regolarmente. Vediamo cosa dice l'assessore Giampaolo Bottacin, vediamo. Nei prossimi giorni, fatta l'ordinanza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Capo Dipartimento, è questione di ore, ci sarà la nomina del commissario, di solito è il Presidente della Regione, che si avvale di un soggetto attuatore. Il soggetto attuatore è il sottoscritto, convocheremo tutti i sindaci di tutto il Veneto interessati da questo evento, ovviamente non possiamo farlo contemporaneamente, quindi chiedo un attimo di pazienza anche ai sindaci, li chiameremo tutti e affronteremo con loro le varie questioni sul tavolo. Maltempo in Veneto, passata la tempesta, l'assessore Bottacin spiega come procederà l'iter che porta alla ricostruzione. Lo farà direttamente con i sindaci nelle prossime settimane. Sull'altopiano ci sono centinaia di migliaia di alberi abbattuti. Il tema degli alberi è un tema importante, ovviamente anche in questo caso stiamo cercando di gestire delle priorità. Ci sono aree in cui tutti questi alberi incombono sulle strade e sui corsi d'acqua e quindi c'è un rischio immediato per la popolazione qualora dovessero esserci ulteriori eventi meteo rilevanti, e ci sono alberi che invece sono in aree fra virgolette più sicure. Ovviamente la grande partita è quella di coinvolgere dei soggetti, dividendo le zone per lotti, coinvolgere dei soggetti perché vadano a prendersi il legname e lo lavorino. Le aziende venete in quest'ottica devono fare la propria parte. Cerchiamo di salvaguardare anche le ditte del Veneto, perché non possiamo permetterci che le ditte del Veneto, in modo particolare le aziende boschive della montagna veneta, vengano penalizzate due volte da questo evento. Alla battuta provocazione di Grillo, che ha parlato di alberi finti dell'IKEA per come erano stati tranciati, Bottacin non risponde con ironia. E non l'ho visto insieme a me con le scarpe piene di fango a dare una mano alla gente, magari la prossima volta può venire a dare una mano alla gente, così magari si rende conto di come sono le situazioni veramente, senza fare tante battute di fronte a una tragedia che ha provocato anche dei morti.
Servizio di Lorenzo Munegato, diceva il Presidente, ma ha detto proprio così Grillo, gli alberi caduti sembrano l'IKEA, e beh i giornali l'hanno, eccolo qua, vediamo questo titolo Fabrizio, dov'è? Eccolo qua, Beppe Grillo, ironie e sospetti, alberi caduti tutti uguali sembrano usciti dall'IKEA, poi ha corretto, ha detto ma non volevo, eccetera. No, io sono basito, direttore, non sapevo di questa dichiarazione, mi era sfuggita, ma sono basito, cioè che Grillo, che oltretutto è nato su una bellissima città, su una bellissima regione, sul mare che è la Liguria, si prende all'ardire o solo azzardi lontanamente di criticare i nostri alberi e i nostri altipiani, francamente. Cioè, sai che Grillo fa il comico, e quello che diceva in Parlamento, lo mandiamo con sorteggio. Ma questa non l'ha detta per ridere. Io non gli lascerei neanche tanto comunque, spazio se l'ha detta in un momento, se l'ha detta anche per ridere in un momento come questo. Ma certo. Intanto, direttore, mi consente salutare tutti i miei amici dell'altipiano, in particolare di Roana, che è la mia seconda patria. Allora. Mi sia consentito. Come no? Dove lei ha tantissime, questa trasmissione ha tantissimi ascolti, tra l'altro. Grazie molto. Ma cioè, c'è una cosa che io, siccome ero su a Roana proprio la settimana dopo dell'accaduto, io sono rimasto colpito dal vedere, cioè dall'ascoltare i cimbri che parlavano fra di loro in quell'occasione. Certo. E io ho visto, direttore, la sofferenza sincera e vera, autentica, di questi cimbri, che loro vogliono essere chiamati cimbri, no, per quello che era successo ai loro boschi. Cioè, prima di giudicare alla Beppe Grillo, bisognerebbe capire che cos'è, cosa rappresenta per un montanaro dell'altipiano il suo bosco. Se questi vedono un villaggiante che viene da Vicenza piuttosto che da Venezia, piuttosto che da Rovigo, andare in bosco e portarsi via una pietra, secondo me anche esagerando, per carità di Dio, ma loro osservano che l'estraneo è andato nel loro bosco a prendere qualcosa. Ripeto, sarà anche esagerato, non discuto, ma questo lo dico per sottolineare il profondo, l'intenso legame che questa gente ha con la loro terra, i loro boschi, i loro alberi. Questi vivono. È vero. Vivono con loro, sono i simbiosi. Ma anche le nostre montagne del Cadore, le montagne del Cadore, vedevi gente piangere che andava a cercare di salvaguardare quei pochi pini che erano rimasti in piedi. Ho citato l'altipiano, ma sicuramente non per sminuire il Cadore. Però mi sembra che Grillo sia colpito dalla stessa sindrome che ha colpito anche Toscani. Questi sono artisti in evidente stato di andropausa creativa, cioè il, come dire, la vera artistica si è seccata, perché si è seccata, rimestando nel turbino cercano di fare la battuta d'effetto, non avendo più quello spunto, voglio dire, è una frase straordinario che avevo una volta. È una frase probabilmente estrapolata da un ragionamento, cioè nessuno conosce cosa ha detto Grillo, perché sono due parole. E siamo qua già a sentenziare tutto quanto, anche il Papa, i social fanno dire delle cose che poi nel contesto. Se io dico, se faccio un giro per Roana, no, e dico guarda, ci sono gli alberi caduti, sembrano quelli di che è uno caduto l'altro, è una frase che ci sta. Che ci sta, ma non per difendere Grillo. Se lo fai facendo quello pubblico davanti a centinaia di persone per fare la battuta d'effetto, è un'altra cosa. Cioè, che tu dobbiamo capire cosa ha detto prima e cosa ha detto dopo. Cioè, si infia da l'IKEA, c'è un discorso. Cioè, ma se tu lo fai politica, per trovare la battuta d'effetto, che è un altro mestiere. Cioè, se uno deve sparare qualsiasi sciocchezza gli viene in testa, lo puoi spiegare? Cioè, è un, siccome lui è il leader politico, fino a prova contraria del primo partito in Italia, non puoi dire ste cassai, senza girare intorno. Concordo. Allora, fatemi dire, siccome ognuno, io invece ho, diciamo, la mia seconda casa, che è il Comelico, che è uno dei primi paesi visitati dagli esponenti del governo. Io in tempo reale ho sentito
la sindaca di Santo Stefano di Cadore, che è stata anche candidata per la sinistra radicale alle scorse elezioni politiche, che è una cara amica. Sì, non ti ho bisogno. E il Comelico ha subito una cosa sostanzialmente analoga a quella delle montagne. Cioè è arrivata una folata di vento fortissima che ha fatto saltare via tutti gli alberi, in particolare di un posto che è carissimo a tutti coloro che conoscono quella zona, oltre che caro in particolare, è diventato famoso da Papa Wojtyła, che è una zona meravigliosa e che merita grande attenzione. Lì poco sopra nasce il Piave, una volta era Veneto, adesso Sappada, Sendale d'Ea, ma insomma cambia poco, hanno avuto gli stessi danni che di qua, hanno avuto paradossalmente più problemi perché il Friuli Venezia Giulia ha... Però fatemi dire una cosa, cari governatori, com'è che le priorità nelle leggi di bilancio sono solo e sempre le reti, le grandi opere, mentre invece l'Italia, se avesse un impegno costante, in particolare di soldi, per le opere di ripristino idrogeologico, avremmo il patrimonio italiano rimesso in piedi, avremmo lavoro per tutti, e invece si continua a parlare di grandi opere. Notoriamente le grandi opere, compresa adesso ci sarà la valutazione economica sulla TAV, allora al di là del fatto che lavorano le solite cooperative e la Lega e il Movimento 5 Stelle sbraitano, però sei sempre qui che lavora, no? Giusto per non sbagliare. Evidentemente ormai anche la Lega è talmente forte che anche dentro la Lega Cooperativa avrete gli uomini vostri, perché se no non si capisce perché lavorano sempre gli stessi. Comandate voi. Ti do la notizia che probabilmente non vincono stavolta. Cioè, questi lavorano perché hanno vinto degli appalti. Ho fatto l'amministratore, quindi può farlo proprio tutti. Allora la questione è molto semplice. La filosofia delle grandi opere è una filosofia profondamente sbagliata. Anche qui siete a parole anti-europei, poi viene l'Europa a imporci le strade o le linee ferroviarie che non servono e le fate come... Invece se facessimo una battaglia per il ripristino idrogeologico, come diceva il presidente Palasgo, lavora tutti, lavora la microimpresa, lavora l'impresa più connessa al territorio, un po' il codice degli appalti qualche margine in più lo dà, quindi non capisco perché non si fa una politica rovesciata. Sulla Donazzano sta vincendo e deve andare in Lega, preparati, perché stanno dicendo che il passaggio va bene. Tutti vogliono il passaggio della Donazzano alla Lega. Quindi fa la domanda, noi possiamo essere testimoni. Siccome hai citato il codice degli appalti, il codice degli appalti è la negazione del lavoro. Oggi, così come è strutturato, perché è stato osannato perché siccome l'ha fatto l'ANAC di Cantone, Cantone è una brava persona, non ho nulla da dire, anche perché non vorrebbe che una querela, ma il codice appalto è stato fatto con i piedi, Allora, poi torniamo da Antonella Tocchetto, dall'assessore, insomma da tutti i nostri ospiti, però in omaggio al Comelico, siccome Gianluca Schiavon l'ha citato giustamente, vediamo un video che è stato girato con un drone da un privato cittadino che in questo modo l'ha poi mandato in onda. Vediamo, Fabrizio. Andiamo in pubblicità subito dopo. Sì, più o meno.
bel video di un privato cittadino che ha utilizzato il drone e ha filmato la sua amata Val Visdende, distrutta da venti che soffiavano a oltre 200. Allora, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo i vostri sms e ritorniamo con Antonella Tocchetto. A tra pochissimo, grazie. Grazie.